Ciao a tutti, io sono Paolo Barbieri e sono un illustratore. Grazie ad Alessio Vissani per questa intervista video e per tutti gli amici di Radio Gente Nerda che saluto. E Alessio mi manda un questionario a cui cercherò di rispondere nel miglior modo possibile. Allora, io sono Paolo Barbieri, come dicevo prima, sono un illustratore e autore, ho 44 anni. Scegliere una parola per definirmi, oddio, non è molto facile. Forse sognatore, meglio ancora sognatore con i piedi per terra. Il mio lavoro, come dicevo prima, è disegnare. Nel corso di molti anni io ho cercato di evolvere il mio modo di lavorare e di proporre immagini. Io ho iniziato intorno al 1996-97 come copertinista di libri, di romanzi, partendo con libri di genere come avventura, come gialli, per poi passare più tardi a quello che era e che è il mio vero amore, cioè la fantascienza e poi il fantasy. Essenzialmente questo lavoro mi ha permesso di far diventare quella che è la mia più grande passione in un'occupazione piena, cercando al contempo sia di migliorare in questo, ma anche di sviscerare molti lati della mia, chiamiamola così, vocazione artistica, grazie al confronto con molte persone, con molti art director, con molti editor, con molti grafici, perché semplicemente credo che il confronto possa sempre essere utile. L'illustrazione che mi ha fatto conoscere al grande pubblico, non è un mistero. All'inizio, come dicevo prima, avevo realizzato molte copertine per romanzi di genere. Poi finalmente sono passato a quello che era e che è il mio vero amore, cioè la fantascienza, e difatti per circa un anno avevo illustrato le copertine della collana di Urania, edita da Mondadori. E poi sempre per Mondadori ho iniziato quello che è diventato il mio cammino principale, ovvero disegnare le copertine per romanzi fantasy. Sono stato chiamato per realizzare le copertine di una saga che sarebbe diventata molto molto popolare in Italia, ovvero la saga del mondo emerso, scritta da Alicia Troisi e illustrando poi molti altri suoi romanzi. E poi dopo questo bagno di celebrità, se così posso dirlo, in quanto da prima io non avevo un blog, non avevo interazioni con il mondo digitale di internet, per cui non sapevo effettivamente se queste copertine, se questi disegni fossero apprezzati dal pubblico. Anzi, a dirla tutta, sinceramente non mi aspettavo nessun tipo di reazione. Io, come avevo fatto per tante altre copertine, avevo semplicemente cercato di esprimere il meglio, ma poi una volta entrato nel mondo di internet, una volta che avevo finalmente un computer e avevo iniziato a sperimentare la pittura digitale, mi ero reso conto di quanto la gente, di quanto i lettori cercassero notizie su questo illustratore misterioso, così scrivevano, ricordo. E da allora così è un pochino iniziata la mia, direi, seconda vita, prima da illustratore e poi secondo anche da autore. Difatti, dopo aver realizzato due libri illustrati sempre basati sul mondo emerso, e per l'esattezza sulle prime due trilogie del mondo emerso,
Poi la casa editrice, sempre Mondadori, mi ha dato l'opportunità di esprimermi con dei libri illustrati totalmente miei. E difatti qui è stato un po' il mio passaggio ad autore unico, se così posso dire. E nel 2011 ho realizzato Favole degli Dèi, un libro che illustra la mitologia greca e in cui mi sono anche dilettato con racconti scritti di mio pugno. Poi nel 2012 è toccato l'Inferno di Dante, che devo ammettere è stata una bella avventura, in quanto confrontarsi con una delle opere più famose di tutti i tempi, a dirla tutta, mi ha fatto anche un po' tremare le gambe quando mi sono reso conto di quello che realmente stavo facendo e stavo illustrando. Nel 2013 poi è arrivata l'Apocalisse di San Giovanni e poi nel 2014 mi sono dedicato alle fiabe più celebri di tutti i tempi, quali La Sirenetta, Cappuccetto Rosso, La Bella Addormentata, con un libro intitolato Fiabe Immortali. Dopo molto tempo con cui collaboravo esclusivamente con Mondadori, la casa editrice Scarabeo, ovvero una delle case editrici più importanti del mondo per quanto riguarda i tarocchi e il merchandising che gira intorno a questo universo, mi ha contattato per poter realizzare dei tarocchi con i miei disegni. E difatti così è stato. Una cosa che mi ha fatto realmente piacere, oltre ovviamente al fatto di vedere come il pubblico comunque mi abbia seguito anche in questa avventura così diversa dal classico libro illustrato, è stato scoprire quante persone conoscessero molto bene queste carte, chiamiamole da gioco, queste carte chiamate tarocchi. Mi si chiede anche qual è stata la mia avventura con Aida degli Alberi. Beh, Aida degli Alberi è un cartone animato italiano, se non ricordo male, del 2000-2001, grandissima produzione di quel periodo, in cui il regista Guido Manuli aveva avuto l'idea di reinterpretare in chiave fantasy l'Aida. Cosa serviva in questo cartone animato e all'art director Victor Togliani? Serviva una figura che riuscisse a illustrare, o meglio a colorare, le tavole che lui stesso aveva inventato come art director, in modo che queste scenografie si sposassero perfettamente con i disegni animati. Così, dopo alcune prove, ho avuto l'incarico e con mia sorpresa sono stato mandato per circa 3 mesi in Corea, più esattamente a Seul, nello studio dove si realizzavano una buona parte delle animazioni e anche della colorazione delle scenografie, e lì per 3 mesi ho diretto il reparto degli scenografi di Seul. E poi, una volta tornato in Italia, ho fatto lo stesso con gli scenografi non solo coreani ma anche italiani. E devo dire che è stata una bella avventura, in parte perché ho imparato in Corea a dipingere con un metodo con cui giapponesi, coreani e americani per anni hanno realizzato quelle meravigliose scenografie fatte a mano per cartoni animati come tutti quelli della Disney, per cartoni animati come Il meraviglioso principe d'Egitto, oppure per i cartoni animati dello studio Ghibli, con quelle meravigliose scenografie. In inverno, in una serata di pioggia, quale film sceglierei? Fantasy, fantascienza o horror? Ma in realtà, per quanto io ami la fantascienza e il fantasy, non mi pongo mai la domanda sulla preferenza del genere in certi casi. Io vado molto molto a sensazioni. Indubbiamente la mia videoteca
è per la maggior parte ricolma di titoli fantasy e science fiction. Però diciamo che può essere un film anche horror, un film d'avventura. Ripeto, non ho particolari problemi nello scegliere quello che è una pellicola che in quel momento mi sento di vedere. Anche se però devo sottolineare che molto spesso è diventata quasi una tradizione il riguardarmi Alien 2, quello diretto da James Cameron, tutti gli autunni, specialmente nelle giornate piovose. Forse perché quando ho visto il film la situazione meteorologica era molto simile, o forse perché nel film piove piuttosto spesso. Quando disegno io preferisco farlo con la musica. A volte ascolto la radio, ma molto più sovente cerco di isolarmi un po' dal tutto per concentrarmi anche meglio, o per ricercare anche mentalmente una sorta di trance artistico, in modo da riuscire al meglio a riprodurre certe atmosfere che ho in testa per quell'illustrazione nel disegno e nei colori. Diciamo che per la maggior parte delle volte ascolto colonne sonore in cui ci sono solo strumenti, mai o quasi mai parti cantate, proprio perché a volte la parola nelle canzoni o nella musica, come nella radio, può distrarmi. Invece mi rendo conto quanto la colonna sonora riesca ad accompagnarmi quasi in punta di piedi, e quasi aumentando al cubo quelle che sono le mie sensazioni, o meglio, quelle sensazioni che ritengo necessario per riuscire a creare un qualcosa di fortemente evocativo. Poi, parlando di grandi compositori, certo, mi piacciono un po' i classici, quindi da John Williams al grandissimo Jerry Goldsmith, ma anche compositori più moderni come Junkie XL, che ha realizzato quella fantastica botta musicale che possiamo sentire in Mad Max Fury Road, oppure Steve Jablonski o Ramin Djawadi. Quindi mi piace un pochino variare da composizioni dal suono più classicheggiante a musica con effetti sonori un poco più moderni. Mi si chiede se con tutta questa mia evoluzione, dalle copertine fino ai libri illustrati, mi sento di aver raggiunto una sorta di maturità artistica. Insomma, un passaggio che può essere paragonato a quello che il grande Mazinga ha in quella sorta di evoluzione robotica con il suo successore Mazinkaiser. Diciamo che per ragioni anagrafiche io sono più legato al grande Mazinga. Per quanto io ami Goldrake, ho sempre ritenuto il grande Mazinga un robot perfetto, linee semplici, colori altrettanto semplici e una forma che ancora oggi, in mezzo a modellini di robot o personaggi di ogni epoca, riesce ancora a spiccare. Per cui, per quanto possa dire di sì a questo paragone, grande Mazinga, evoluzione nel Mazinkaiser, diciamo che sono più affezionato per una serie di motivi al vecchio grande Mazinga. Poi se parliamo di evoluzione, sì, quella c'è stata. Indubbiamente affrontare un lavoro
che necessita di molto tempo come un libro illustrato, tempo che può essere diluito in 5-6 mesi, occorre una pianificazione e anche un tipo di mentalità che è ben diversa da quella che di solito serve per realizzare copertine. Mi si chiede anche se io mi definisco un nerd, ma in realtà le catalogazioni non mi piacciono moltissimo, spesso sono necessarie come nella letteratura o come nel cinema o come in altri ambiti, più che altro per un discorso di ordine, ad esempio la facilità di reperire alcuni titoli e via dicendo. Io più che nerd mi definisco una spugna a cui piace assorbire tutto ciò che io ritengo bello, ritengo utile, ritengo emozionante. Mi piacciono cose o mi piacciono fumetti, libri illustrati, film, cartoni animati, che non si possono definire solo esclusivamente nerd. Se pensiamo a un Goldrake, ha avuto una popolarità che è stata trasversale, quasi universale, almeno parlando dell'Italia. Io ricordo che in quel periodo tutti ne parlavano, dai bambini agli adulti. Se parliamo di film, certo, adoro certe pellicole un pochino particolari come Dark Crystal o Dark City, film che non tutti conoscono, ma mi piacciono anche opere che sono diventate universali. Parliamo di Indiana Jones, parliamo di Guerre Stellari. Ecco, questo per dire che la catalogazione, o meglio la chiusura in recinti virtuali, mentali, non l'ho mai considerata prettamente mia. Quindi la mia risposta alla domanda è semplicemente non mi faccio problemi, ripeto, di cosa essere, ma cerco di esprimere quello che sono e cerco di esprimere un mio mondo che molto spesso si sposa al fantasy, alla fantascienza che adoro. Pasta asciutta o pizza? Che domanda bastarda, posso dirlo. Direi con una certa facilità pizza, anche se la pasta asciutta mi piace in vari modi, in varie salse, però devo dire che la pizza vince quasi sempre. Allora, le mie copertine compaiono su molti bestseller di autori internazionali quali mi piacerebbe realizzare. Allora, c'è da dire che indubbiamente legare il proprio nome a un autore di una certa fame, di una certa fama e popolare, indubbiamente può giovare alla popolarità. C'è anche da dire però che se il prodotto illustrato non è all'altezza, si ottiene l'effetto contrario, si ottengono delle bastonate tra critiche di fan e blog più o meno competenti del settore. Indubbiamente ci sono molti autori che mi piacciono, ma come dicevo prima a riguardo dei nerd, non sono un fan dell'autore vero e proprio, ma sono un fan delle storie. Come nella musica, ci sono alcune eccezioni come Judas Priest, come AC/DC, gruppi di cui più o meno mi piace tutta la discografia, ma io vado molto più
per scintille, per spicchi. Mi piacciono singole canzoni di gruppi che non ascolto mai, mi piacciono singoli libri di scrittori che poi non ho approfondito. Mi piacciono singole sculture di artisti che non apprezzo o non ho mai seguito, anche qui facendo le dovute eccezioni come Michelangelo o l'incredibile Bernini. Per cui ecco, potrei sì dire, potrei fare dei nomi di autori famosi, ma quello che più mi preme è realizzare qualcosa che risulti impattante. I miei sogni da piccolo sono realizzati, ma allora posso dire che il Peter Pan che è dentro di noi, in me, è molto vivo. Io oggi, tutt'oggi, mi riguardo cartoni animati della mia epoca o film della mia epoca e, comprendendo le emozioni che allora mi avevano scosso, tuttora scopro altre emozioni che quelle immagini mi comunicano. Certo, vedo che molte opere sono anche datate, magari per l'animazione più lenta o per gli effetti speciali, ovviamente non realizzati al computer o fluidi come quelli moderni. Ma mi rendo conto che da quelle opere ancora trovo ispirazione. Per cui, ritornando alla domanda di prima, alcuni sogni li ho realizzati. Ripeto, poter disegnare e aver trasformato il disegno in un lavoro è stato sicuramente meraviglioso. Ho altri sogni nel cassetto, però preferisco tenerli per me. Sappiamo che uno dei tuoi draghi fa bella mostra in un murales ad Ozza. Ebbene sì, un anno fa circa sono stato chiamato per realizzare questo murales in questa biennale che si tiene ormai da molti anni nel meraviglioso borgo di Dozza, che si trova vicino a Imola. E il compito da fare era realizzare un disegno in questo borgo i cui muri sono tappezzati da opere di artisti famosi sia nei musei ma anche in altri mondi, in altri ambiti. E quindi, perché non realizzare un drago che poi ho chiamato Respiro Marino? Un drago che simboleggiasse non tanto la creatura fantasy, ma un pochino quello che è l'armonia della natura, quello che è la forza di una natura che può essere dirompente, ma che, se compresa, può essere meravigliosa e può essere anche ispirazione, può essere anche maestra per quello che la storia umana a volte non basta ad insegnarci, nonostante tutti gli errori che spesso vengono ripetuti. Però essenzialmente mi è piaciuto rappresentare questa creatura con uno spirito molto vicino a quello che è lo spirito della cosiddetta Gaia, alla Terra e al pianeta vivo. Tra le mie passioni c'è quella dei robottoni, parliamoci chiaro, anche Astro Ganga. Ebbene sì, anche Astro Ganga. Quando i robottoni sono arrivati in Italia, io guardavo tutto quando potevo, ovviamente da Goldrake, passando per il grande Mazinga, passando per G. Globo d'Acciaio, Daitan 3, Starzinger, non solo cartoni robotici, Blue Noah, guardando e veramente cibandomi di tutto. E devo ammettere che Astro Ganga, un robot realizzato, se non ricordo male, con un metallo vivo che per tutto rendeva questo robot più simile a un essere vivente,
non mi dispiaceva, anzi, tutt'oggi trovo quelle linee così anni 60 molto armoniche, molto, molto energiche, anche i robot cattivi in alcuni episodi che ho rivisto li ho apprezzati. Scusami Alessio, ma è la cruda verità. Quale personaggio della letteratura o personaggio dei fumetti vorresti conoscere? Una domanda anche questa a cui non è facile rispondere. Mi piacerebbe vedere un dinosauro vivo, anzi, ad essere sincero, mi piacerebbe avere dei poteri con cui riuscire a tornare indietro nel tempo e poter vivere magari per qualche giorno in quelle ere in cui quei bestioni scorrazzavano sul pianeta, ovviamente adeguatamente protetto, che ne so io, con qualche barriera giusto per non essere mangiato. O mi piacerebbe poter conoscere, poter parlare, farmi una chiacchierata magari con quei grandissimi miti che mi hanno ispirato, quindi Caravaggio, Michelangelo, Bernini, Leonardo, insomma un po' i classici. Parlando sempre della macchina del tempo, mi piacerebbe poter andare avanti nelle ere, come nel libro di Wells, e poter vedere la Terra fra 10.000 anni o anche un milione di anni. Per cui ecco, se potessi conoscere personaggi, più che personaggi, ecco, io punterei in questa direzione. Se invece parliamo di personaggi dei fumetti e della letteratura, aggiungo anche di film, probabilmente mi piacerebbe conoscere alcuni personaggi inventati da Moebius, ma come dicevo prima, non tanto per i personaggi, ma soprattutto per visitare i mondi in cui questi personaggi vivono. Quando senti la frase "questa illustrazione è sicuramente di Barbieri", cosa provi? Ma provo emozione. Io per molto tempo, quando cercavo di maturare, di migliorare, non credevo di avere uno stile. Forse lo stile è un qualcosa che vedono di più gli altri che io stesso o gli stessi artisti. Non lo so. Oggi, da un punto di vista critico, mi rendo conto cos'è che fa ricondurre alla mia persona le illustrazioni che realizzo. Però sinceramente questo ancora oggi un pochino mi stupisce e ancora oggi mi riempie di sensazioni un po' strane. Io quando crescevo, quando cercavo appunto di migliorare, di realizzare una bella illustrazione, mi ispiravo a dei miti come Caravaggio, come Tiepolo, come illustratori più o meno moderni, quindi Michael Whelan, Brian Froud, Alan Lee, Frazetta, Boris Vallejo, e tuttora considero quei signori dei super super professionisti, se non degli artisti supremi. Per cui ecco, vedere che oggi io stesso sono di ispirazione e il mio stile viene riconosciuto esattamente come io allora riconoscevo lo stile di quei miti, mi mette in una condizione un pochino stramba, un pochino con una sensazione di incredulità, sicuramente di gioia, ma la mia sensazione di incredulità, ecco, un pochino rimane. Se Paolo Barbieri fosse un supereroe, che tipo di superpotere avrebbe? Beh, lo dicevo prima, avere il potere di viaggiare nel tempo mi esalterebbe molto, ma non tanto per cambiare fatti o avvenimenti, ma proprio per vedere quello che mi affascina e mi ha sempre affascinato, come dicevo prima, i dinosauri, oppure tornare indietro nel tempo di 10.000 anni per vedere come erano le terre oggi coperte da città o da autostrade
o poter tornare indietro anche di un miliardo di anni per poter vedere com'era e quasi toccare con mano come poteva essere l'ambiente primordiale in cui oggi viviamo. Se invece parliamo dei classici superpoteri, non lo so, diventa un pochino complicato. Però se penso a Goku, ecco, magari poter avere quelle potenzialità non mi dispiacerebbe. Più che altro io odio molto e con tutte le mie forze l'arroganza, in qualsiasi modo questa si manifesta. Per cui se avessi dei superpoteri cercherei, ecco, di contrastare questa arroganza che oggi in molti piani si denota e che io ritengo veramente, veramente inaccettabile. Credo di aver risposto un po' a tutte le domande. Innanzitutto ringrazio Alessio Vissani per questa opportunità. Saluto tutti gli ascoltatori o coloro che vedranno questo video. Un ciao speciale agli amici di Radio Gente Nerd e sognate sempre.